Gabriele? Gabriele? Ma che fai? Ma che fai, Gabriele? Noi siamo qui adesso a Torre di Quartesolo, da Enzo e Valentina, un famoso ristorante e albergo, e noi sapevamo che tu eri qua. Noi sapevamo che tu eri qui perché c'è un evento erotico. Invece ti vediamo qui che stai lavorando col rastrello in mano. Sì, perché mi sono trovato bene da Enzo e Valentina, a parte una mangiata ieri straordinaria di pesce, però sono qui perché grazie a Federico De Vincenzo, che è il mio produttore, il proprietario della società Dive Star Management. Sono 48 ore, io sono un uomo libero, c'avevo un braccialetto qui al piede che ho tenuto per 1 anno e 8 mesi. Poi grazie al grande amore che sarà, che è Daniel, che è la persona che mi ha cambiato la vita in meglio, anche se ho avuto e sto vivendo una tragedia, perché comunque gli arresti domiciliari 19 giorni di carcere. Però veniamo ad oggi, perché ieri è passato, oggi c'è. Oggi sono qua a fare giardiniere e lo farò anche quando tu te ne andrai, perché io ho detto a Enzo e Valentina, questo giardino è bellissimo, coltivano zucchine, però c'è un po' di sterpaglie. Quindi io questi guanti che porto da quando sono uomo libero, da 48 ore giro l'Italia e girerò l'Italia per anche togliere l'immondezza. Quindi c'è questa nuova versione pauliniana. Sono qui a Vicenza perché stasera c'è un evento, il nuovo blu, che insomma, è uno dei punti più importanti della movida, insomma, per chi è giovane e vuole divertirsi. C'è un evento con Serena Rinaldi e Giorgia Preziosi, che sono due star internazionali del porno, creature di Federico De Vincenzo, che ha detto: Paolini, sei libero, festeggiamo. E come festeggerò oggi? No, te lo chiedo, secondo te, come può festeggiare Paolini? In maniera erotica? Non dirmi che festeggi facendo il giardiniere. No, io adesso l'ho detto anche al papà generale, a Quindi tu mia mamma. festeggi in maniera erotica, giusto? Ma io oggi farò qualcosina di più, nel senso che io oggi darò il primo ciak, e quindi questa è, insomma, un'esclusiva che io ti do assoluta, il primo ciak come regista. Io calcola che quando avevo 13 anni scappavo da scuola e andavo sotto casa di Federico Fellini in via Margutta. Usciva Fellini. Se usciva prestissimo, 7:30, Cioè, Fellini aveva già paura di essere paolinato? 7:35 era in via del Babuino, apriva il barbiere per lui, 7:45 era 8 a Piazza del Popolo, al Barcanova, veloce colazione, taxi, Piazza Fiume. Io sono cresciuto a pane Fellini, quello che manca oggi ai giovani, quello che manca al mio ufficio stampa che amo in termini ovviamente amichevoli, Felis, che mi ha accompagnato qui da Roma perché è un ragazzo straordinario, mi vuole bene. Quello che manca, cos'è quello che manca? Riappropriarsi della natura, mangiare un fiore, ma i ragazzi devono sentire l'odore delle cose, il sapore della natura. E quindi io oggi darò il primo ciak come regista cinematografico. Basta fare il disturbatore. Basta Emilio Fede, cornuto! Berlusconi usa la pompetta, è una cosa che non rinnego. 35.000 sabotaggi televisivi da Guinness World Records certificato, ma voglio fare il regista, voglio svoltare pagina, voglio far capire agli italiani che oltre a Paolini c'è Gabriele. Questo avverrà grazie a una biografia che sta scrivendo una grandissima giornalista e scrittrice di grande umanità, Mariosa Barbieri. Il libro uscirà al prossimo Salone del Libro e concludiamo col ciak che oggi avverrà presso appunto questo noto locale che è Torre di Quartesolo. Torre di Quartesolo. Abbiamo girato, non mi ricordo, scusa perché tu vieni, seguimi, non so se l'ho detto prima, sì, Nuovo Blu, tanto i giovani sanno dov'è questo locale, lo trovano, Torre di Quartesolo, ma la cosa importante è il titolo di quest'opera, che è un film, un docufilm, Sesso Capitale, tutto attaccato, titolo grosso, sottotitolo, tutto quello che avreste voluto sapere sulla omosessualità a Roma e non avete mai osato chiedere. La citazione ovviamente è a Woody Allen.
che mi definisce, pensate, il pazzo italiano. Da 20 anni, quando Woody Allen viene a Roma, va a dormire all'Asdar, Piazza di Spagna. Io sono sempre là fuori, che l'aspetto. Una volta, due volte, tre volte. Una volta disse, ancora tu. Cioè io pure a Woody Allen rompo le scatole. Quindi il messaggio di oggi è, concludendo... Hai provato a disturbare anche Woody Allen? E certo, no, durante il film, quando l'ho girato a Roma, era a Lago Argentina, però non è che lo volevo, perché per me disturbare un set del cinema sarebbe un'atrocità, perché la televisione è un'arma micidiale. Orson Welles in Quarto Potere ci insegna quanto è deleteria la televisione. È morta, non c'è più la televisione. Mi manca Enzo Biagi, mi manca Indro Montanelli, mi manca Mario Soldati, i ragazzi di 10 allora, di 15 allora cos'è, non cos'è, conoscono chi. Cos'è oggi la televisione? Un contenitore pubblicitario? Ma la televisione è vuota, non ha più nulla. Ma io mi ricordo, solo perché l'ho studiata, Mario Soldati, che era un regista che faceva forse quello che fai tu, quello di, visto che tu hai una web TV che mi hai detto fai delle inchieste, fai delle denunce, perché la televisione deve fare questo. In prima serata si deve mostrare una commedia di Edoardo Di Filippo, in seconda serata magari si deve mostrare un film di Pasolini, Pierpaolo, che amo. Cioè la televisione dovrebbe raccontare la società è quello che siamo stati grazie al teatro di autori. Se io dico Anna Magnani e lo voglio gridare qui in mezzo a Vicenza, porca miseria, se io dico Anna... E questo sarà il mio film, riappropriarsi della gente, perché la gente oggi non vuole più conoscersi, non ha il tempo. Ma carpelo bene, io avevo 12 anni, cari italiani, che spesso quando mi vedete mi chiedete l'autografo e la foto, magari mi insultate, ma io ho sempre studiato senza studiare. Un papà generale che amo, che voleva che mi laureassi, mi diplomassi, io la terza media inferiore, ma mi dedicano tesi e tesine. Ho sbagliato ad amare un ragazzo di 17 anni? No! Io ho amato Daniel, lo amerò fino all'ultimo minuto. Mi hanno dato 1 anno e 8 mesi? Va benissimo, mi vogliono dare 10 anni? Io ho amato una persona di 17 anni. E allora io, fammi finire simbolicamente, togliendomi la maglietta qua, per la web radio di Treviso. Non sono mai venuto a Treviso a rompere il capo, ma io voglio gridare qui, per concludere in maniera gioiosa, in una città pulita, perché Vicenza è una città pulita. Noi romani siamo zozzi. Io esigo che il sindaco Marino si dimetta entro 48 ore. Perché se vai a Piazza di Spagna è pulita. Se vai a Piazza del Popolo, Piazza del Popolo è pulita. Ma le periferie romane sono tutte quante zozze. Non basta mettere un secchio dell'immondezza. Guardate, se a Torre di Quartesolo c'è un pezzo di carta. Io ringrazio il sindaco di Torre, perché io oggi ho avuto in quella chiesa lì, anche se contro luce, chiudiamo così, in quella che mi sono confessato. A me mancava la confessione. Io... Da quanto tempo non ti confessavi? Non mi confessavo da 15 anni. E io vorrei concludere con te inginocchiandomi simbolicamente qua. Inginocchiandomi simbolicamente qua, dicendo soprattutto scusa. A chi? A mio padre, perché mio padre lo amo più di me stesso, ma mio padre mi definisce una persona normale. È anormale amare un uomo? Forse sì, forse no, ma non mi interessa. Io sono ciò che sono, sarò sempre ciò che sono. Citavo prima Carmelo Bene perché mi manca Carmelo Bene. Mi manca Giulietta Masina. Mi manca la follia di Alda Merini. Io sono folle, godo della mia follia. Mi manca De Filippo. Mi manca Nurajev. Nurajev, un ballerino che se io dico Nurajev, se io dico Nurajev, i giovani non sanno chi è Nurajev. Che cos'è la televisione? La televisione è morta. Basta televisione, solo cinema. Dario Fo, premio Nobel, premio Nobel.
ma dovrebbe essere studiato nelle scuole, dalla mattina alla sera, altro che latino e greco. Tu sei straniero? Sei rumeno? No, dico, sei uno straniero? No. No, perché sembravi rumeno, ma a prescindere ti saluto. Basta con questo razzismo. Salvini, basta! Vattene da questo paese! Viva la Romania! Viva l'Albania! Viva l'Africa! Viva gli stranieri che vengono in Italia! Gli stranieri che vengono in Italia! E se mi sento male, non mi importa. Viva gli stranieri che vengono qui e che lavorano! Salvini, vergognati! E fammi finire mangiando un'ortensia in questo benzinaio! Ma allora sull'omosessualità romana cosa possiamo dire? Ma vedete, io mi sono sempre definito una puttana, da latino pro statuere, colui che si colloca. C'è chi vende il corpo e io ho sempre venduto il mio corpo. Caro papà generale, l'ho sempre fatto. Io facevo le marchette da quando avevo 12 anni. Ho conosciuto... Lo facevi per soldi, per essere indipendente? Ho una famiglia ricchissima, che soldi? I soldi non esistono, esiste il pomodoro, che quello ha un valore. Questo ha un valore, perché se io me voglio mangiare una cosa e c'ho fame, io questo può, ha un valore, ma l'euro che la dracma, tutta sta crisi, l'euro, e sono tutte cose che ci fanno credere. Ogni volta che ci deve essere la crisi a Grecia, poi arriva qualcuno e per magia, come il mago Telma, risolve. E la gente crede ancora a queste stronzate. Beppe Grillo, vai a quel paese. Tu, Movimento 5 Stelle. Ma grande Beppe Grillo! Io all'inizio ti ho applaudito, però pensavo che tu andassi a vivere in un appartamento di 300 euro, magari con un rumeno a fianco. E quante ville c'hai, Beppe Grillo? Eh no, allora vai a fare in culo tu. Il Movimento 5 Stelle e la politica a me mi hanno voluto comprare tutti, mi hanno chiesto radicali, Forza Italia. Mio padre generale, Gabriele, perché non accetti? Papà, non sei Gassman, fai il militare nella tua caserma. Io sono una puttana, non un pappone. Ecco perché quando io avevo 12 anni ho cominciato a prossimare. Allora, se non erano i soldi, allora cos'è che ti ha spinto? Come? Se non erano i soldi, cos'è che ti ha spinto a fare? La carne, perché noi siamo esseri umani, ma prima anche siamo esseri, siamo animali. Noi non nasciamo vestiti. Ecco perché io mi spoglio spesso, rimanendo ovviamente con la discrezione. E noi nasciamo svestiti. Quindi io mi voglio riprendere questa libertà. E quindi voglio denudarmi nei limiti. Ma voglio trasmettere un messaggio chiaro alla gente. Basta questo, voglio raccontare chi c'è dentro, chi soffre. Chi soffre per un ragazzo di 19 anni che viene preso dai genitori dopo che in udienza il giudice e la dottoressa Terracina mi dicono beh, forse tutto sommato dopo che Daniel ha confermato l'amore che senso ha che noi la teniamo ai domiciliari? E mi hanno messo in libertà, ma io ero molto più forse sereno. E oggi il ragazzo è maggiorenne? Certo, Daniel quando io ho avuto rapporti intimi con lui ne aveva 17, adesso ne ha quasi 19. Vedi, adesso la vostra storia continua? Ma io lo amo e lo amerò sempre. Daniel mi ha insegnato una cosa fondamentale. Io ho scoperto a 39 anni che potevo amare una persona più di me stesso, perché la mia più grande malattia è amarmi troppo. Daniel mi ha fatto scoprire questo. Io sono stato amato dalle mie tre sorelle, dai miei genitori, ma forse male, perché mi manca l'affetto. L'affetto che io ho trovato nei barboni, l'affetto che io trovo in qualsiasi cosa che incontro, ma che non mi giudica per come sono. Una ragnatela, se io vado vicino a questa ragnatela che è sacra, tra l'altro il ragno non c'è più, e di fronte a questa ragnatela c'è Paolini con le sue fragilità, con le sue debolezze per gli uomini, per i trans, per le donne,
con il suo narcisismo. Ebbene, se questa ragnatela vede questa persona che ha mille peccati, questa ragnatela non mi giudicherà mai. Ma l'omosessualità romana che cosa ha di diverso da quella di altre città? Perché visto che insomma è un fenomeno universale l'omosessualità, c'è forse il rapporto col potere che la Quando differenzia? parlo di omosessualità specifico l'uomo che si prostituisce. Quindi mercenaria, non quella. Perché io sto parlando del sesso capitale di quando il sottoscritto Paolini aveva 12-16 e si è prostituito nei locali pubblici, tipo saune, pagando il doppio entravo al cinema. Non faccio nomi perché la tua radio verrebbe chiusa in un istante. Però diciamo che oltre Tevere. Oddio, aspetta, il Tevere. Forse qualcuno si dimentica cosa c'è, oltre Tevere c'è Castel Sant'Angelo, poi un po' più C'è là. un altro stato? Ah, forse c'è un altro stato. Quanti ne ho conosciuti di cardinali, di preti? Anche qualcuno che forse oggi non c'è più, o forse non c'è mai stato, perché, come dire, non basta essere uno dei più importanti teologi, e non sto facendo il nome. Non basta essere uno dei più importanti teologi viventi al mondo, non basta scrivere encicliche, non basta nel 2008 schierarsi contro la pedofilia, forse un po' troppo tardi nel 2008, visto che io dal 2005 attacco certe persone. E quindi ecco perché torniamo alla Chiesa, alla politica e alla famiglia, perché il male dell'Italia è la Chiesa, la politica e la famiglia. E con Papa Francesco cambia qualcosa? Papa Francesco è un uomo straordinario. Perché è una persona comune, io lo definirei il portiere delle nostre case, quello che ci porta la posta tutti i giorni. È un uomo semplice che ci porta le raccomandate, non ci porta però le bollette da pagare, ci porta forse la sua esperienza di uomo semplice, di uomo che rastrella il terreno e che deve essere coltivato da chi? Da noi. È chiaro che se uno semina male, raccoglie male. Ecco perché io dico ai giudici e alla magistratura, se io ho sbagliato, dovrò pagare e non voglio un giorno di sconto di pena.